cosa ottieni quando unisci la tenerezza di una foca all'aggressività di un leopardo? Un adorabile predatore molto pericoloso. Quindi, la prossima volta che vai in Antartide, attenzione a dove metti i piedi, perché questa dolce creaturina è in grado di trascinarti in una gelida tomba in fondo al mare. Come sopravvivere all'attacco di una foca leopardo? La foca leopardo vive principalmente in Antartide, ma in autunno e in inverno si sposta verso nord attraverso l'Oceano Antartico. Talvolta raggiunge persino la Nuova Zelanda. Questi mammiferi marini hanno un corpo lungo e snello, con larghe pinne anteriori. La loro enorme testa risulta sproporzionata, con zanne e denti giganteschi. Possono crescere di oltre 3 metri di lunghezza e arrivare a pesare più di 500 kg. Inoltre, sono ottimi nuotatori, in grado di raggiungere i 38 km orari. Si tratta delle uniche foche che cacciano e uccidono prede a sangue caldo, incluse altre foche. Il loro cibo preferito sono i pinguini. Sono solite afferrarli con i denti e scuoterli violentemente fino a scuoiarli. Che male. Una foca leopardo ha mai ucciso un essere umano? Quali sono i segni di un attacco imminente? E com'è possibile difendersi? L'interazione con gli umani sembra incuriosire queste foche più che renderle aggressive. Ma gli attacchi non sono mancati. Quindi, quando ti trovi in Antartide, cosa dovresti fare per evitare un loro attacco? 1. Non avvicinarti ai bordi. Solitamente, le foche leopardo si nascondono sotto la superficie marina e aspettano il momento giusto per attaccare. Sono ottime nuotatrici, pronte a lanciarsi fuori dall'acqua, atterrare sulla superficie e afferrare la preda. Sii prudente quando cammini sul ghiaccio sottile. Le foche leopardo potrebbero scambiarti per un pinguino e attaccarti. 2. Osserva il loro comportamento. E con osserva si intende guardale da lontano. Dovresti tenere almeno 20 metri di distanza per essere al sicuro. Se una foca leopardo alza il muso per guardarti, significa che ha avvertito la tua presenza. Se poi continua a fissarti, è preoccupata da un tuo possibile approccio. Se apre la bocca o la spalanca nella tua direzione mentre muove la testa, ti sta minacciando apertamente. Vuole che tu ti allontani. Se inizia a sibilare, significa che è agitata. Dovresti andartene immediatamente. 3. Dai un calcio alla testa. Se una foca leopardo ti attacca, cerca in tutti i modi di stare lontano dall'acqua. Date le loro abilità di nuotatrici, non avrai scampo se una di loro riesce a trascinarti sotto la superficie. Se una foca riesce ad azzannarti alla gamba, tirale un calcio in testa con la gamba libera il più forte che puoi. Usa un sasso, un ramo, una bottiglia o qualsiasi altro oggetto per colpirla alla testa e forse riuscirai a fermarla. Se ti trovi in compagnia, fatti tirare da altre persone. Anche se potresti farti male al piede, è sempre meglio che lasciarsi trascinare sott'acqua. 4. Non immergerti nei dintorni. Se una foca leopardo ti nota mentre sei in acqua, non fare immersione. E se ne vedi una mentre stai facendo immersione, esci subito dall'acqua. Nel 2003, la biologa marina Kirsty Brown è stata trascinata sott'acqua da una foca leopardo mentre faceva snorkeling vicino alla penisola antartica. La squadra di ricerca ha usato una barca di salvataggio per riportarla in superficie, ma nonostante i tentativi, non sono riusciti a salvarla. La squadra era solita fare snorkeling in quell'area da più di 30 anni ed è rimasta sconvolta dall'attacco subito. Gli scienziati sono preoccupati che l'aumento di immigrazione clandestina nell'area possa portare a ulteriori morti. E se le foche leopardo ti fanno paura, immagina un predatore capace di uscire dall'acqua e inseguirti nella neve. Quanto velocemente pensi di dover correre per scappare da un orso polare? Scoprilo qui su Come sopravvivere.